La sera di sabato 29 agosto le note di Busindri Reel, uno dei brani etno-folk più famosi al mondo, risuoneranno dal vivo a Scapoli. Tra i musicisti della 47esima edizione del Festival Internazionale della Zampogna ci sarà infatti Evia. Per il musicista spagnolo, inventore della cornamusa elettronica, si tratta di un ritorno. 11 anni dopo, la sua presenza sul palco in Piazza dei Martiri, tra l'altro a titolo gratuito, ulteriore testimonianza della rilevanza assunta dalla manifestazione nel panorama nazionale degli eventi culturali. La consacrazione resa possibile dall'ottenimento, a partire proprio da quest'anno, del patrocinio e del finanziamento del Ministero della Cultura. L'esultanza per il risultato ribadita stamane da Renato Sparacino nel corso della conferenza di presentazione della kermesse tenutasi a Isernia. Dal sindaco di Scapoli anche una stoccata all'indirizzo della precedente amministrazione regionale. Lo dico con una punta di amarezza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, adesso il Ministero della Cultura, da fuori si è molto sensibili al nostro, alle nostre tradizioni, alla nostra cultura, e nel Molise stentano. Si erano inventate Molise e cultura, dovevamo partecipare a un bando molto complesso per avere quattro soldi. Insomma, devo dire, nella regione ci sono 10 manifestazioni simbolo della regione, vanno tutelate, vanno garantite, vanno messe su un binario a parte. Importante ai fini del risultato ottenuto a Roma l'operato della parlamentare molisana Elisabetta Lancellotta. Importantissimo questo segnale che è arrivato dal governo Meloni e dal Ministero della Cultura. Il ministro Sangiuliano si è reso subito disponibile ed attento a far sì che un evento così importante di caratura nazionale ed anche internazionale potesse svolgersi sul nostro territorio. Tra i sostenitori del festival, in questo caso si tratta di una conferma, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. D'altro canto, ogni aiuto è importante al fine di organizzare al meglio un'edizione che si annuncia straordinaria. Il canovaccio per la due giorni che prenderà il via sabato è, e ci mancherebbe, quello ben rodato dal 1975 tra le viuzze del centro storico, alla presenza dei maestri artigiani, la caratteristica mostra mercato dell'artigianato artistico. Naturalmente non finisce qui, il borgo animato dagli zampognisti sarà anche il palcoscenico di Suoni in Libertà, accompagnati da convegni, workshop e tanto folklore. Alla sera il clou dei concerti con ospiti di caratura internazionale. Insomma, Scapoli, il grande Evia e tanto altro.